tale di molte facoltà umanistiche che servono solamente a produrre disoccupati. Grazie, 800 24 00 24, questa è la Zanzara in collegamento da Miami. Caro Parenzo, non è un giocatore di pallacanestro, non è un protagonista politico negli Stati Uniti, è uno degli azionisti, forse il più grande azionista dell'Unità. E cosa ci fa a Miami? Beh, a Miami ha le sue attività, le affari, insomma, affari, vita privata, ma quello che gli pare, perché che ti interessa che sta a Miami? Qual è il problema? Scusa. No, no, benissimo. Comunque, anche, signor Maurizio Mian, buonasera, quello del cane Gunther, come sta? Buonasera, buonasera. Bene, bene, molto bene. Voi? Beh, non c'è male. Pisano è stato anche presidente del Pisa, insomma, tempo fa. Certo, certo. O sbaglio, signor Mian? Mi complimento con voi perché siete i miei cari amici della notte. Io ascolto spesso il posticipo vostro notturno, sì. Delle due di notte, dell'una di notte e delle tre, e quindi e gode, perché è cubane per forza? Sulle donne c'è tutto un teorema. Bisognerebbe parlarne. Parliamo prima dei cani, che forse è meglio. Scusi un attimo, sì. Lei può ricordare alla vasta platea della Zanzara quanta percentuale ha dell'Unità, il quotidiano che fu fondato da Antonio Gramsci? Quanto ha? Il 37%? Quanto ha? Sì, 37 qualcosa per cento, è vero? Il 37%. Bravo. Ricordiamo anche che una parte, come è stato scritto in questi giorni, lei ha anche rilasciato un'intervista al Fatto, una parte di questi soldi, non so se tutti quelli che poi lei ha impiegato per rientrare nell'Unità nel 2009, sono soldi scudati, giusto? Sono tutti scudati. Tutti scudati, ce l'hai? Da mia madre e da me, più da mia madre che da me, però sono soldi scudati. Io li ho avuti in eredità perché la povera mamma è mancata, purtroppo. Sì. Ci dispiace, vabbè. Comunque sono scudati, sì, sono scudatissimi, cioè rientrati all'estero. Adesso noi non chiediamo come siano stati realizzati questi capitali, immagino in maniera lecita, no? La vendita di un'azienda farmaceutica, una grande scoperta, una grande idea ci è venuta, abbiamo avuto fortuna e la Merck, una ditta americana, ci ha pagato tanti soldi. Questo quando a suo tempo, non per causa nostra ma di altri soci, l'azienda è stata trasferita nel Liechtenstein e quindi li abbiamo tenuti nel che meraviglia. Poi c'è stato Tremonti e abbiamo tremontizzato i denari. Ecco, Santo tutto qua. Tremonti si potrebbe dire, no? Sì, certamente. Giulio lo ammiro molto, devo dire la verità. Non per questo, anche per questo si potrebbe dire. Vi ha permesso anche di far rientrare questo. I soldi in Italia, insomma, no? Anche per me, questo Cruciani, certamente. Certo. Senta, Mian, ma il signor Bersani, che ha polemizzato, come lei sa naturalmente, in questi giorni con Davide Serra per questa storia delle Cayman, dunque indirettamente con Renzi, sapeva di questa cosa qua, che insomma una parte consistente del capitale dell'Unità, cioè del giornale, eccetera, è scudata, lo sa? Io li avevo avvertiti tutti, avevo detto che e la mia storia è una storia del tutto legale, del tutto sana, però se devo vergognarmi un po' di avere scudato i soldi, posso farlo, però di più non posso fare. No, perché si deve vergognare? Scusi, perché si deve? Lo sapevano assolutamente tutti, che erano anche Bersani? Anche Bersani. Anche Bersani, cioè lo sapeva, però, perché alto funzionario, chiamiamolo così. L'avevo detto. Ah, gliel'aveva detto anche Bersani. Gliel'avevo detto in privato. Un attimo solo. Non nega questo. Certo, no, per carità. 30 secondi e torniamo dopo la pubblicità. Lei capisce che ci sono anche esigenze pubblicitarie qui a Radio 24. Campiamo di questo. Ce l'hanno da questo luogo. Certo. Grande trasferimento della Zanzara a Miami. Fatelo prima perché non vi cacceranno mai. Anche queste quote dell'Unità sono intestate al cane Gunther? Ma come il cane? Sono intestate ad una società che si chiama Gunther Reform Holding, che è una società di diritto italiano, quindi completamente italiana, e che è posseduta da una fiduciaria, come regolano le leggi del rimpatrio, le leggi di Tremonti. E chi è il... Quindi la società a nome del cane, sicuramente sì. Ha il nome del cane, però non è che è intestata al cane, diciamo. No, non può essere questo. Non si può intestare ad un quadrupede delle società. Il cane può essere presidente onorario, può avere una fondazione o può avere un tutore, un caretaker, come sono io.
che fortunatamente certo. mi è capitato di essere tutore di questo cane molto, certo. molto benestante. Scusi Mian, ma lei verrà in Italia a votare alle primarie del Partito Democratico? No. Ah no, non gliene frega niente, è azionista dell'Unità. No, onestamente non faccio parte del Partito Democratico, lo sono con la mia passione, però non faccio politica, non sono politica, mai stato iscritto a partiti. Ma la legge è l'Unità. Scusi un attimo, la legge almeno l'Unità no? Sì, no, la legge ogni tanto no. Diciamo che la leggo spesso, però per il resto mi fido di Claudio Sardo che è una persona bravissima, praticamente non la legge mai. Difenda un po', no? Difenda un po', perché se no qui come facciamo? Ma perché lei è di sinistra, Mian, scusi? Ma va! Ma quando mai? Sono di sinistra, sì. Sono diventato di sinistra, diventato di sinistra dopo la caduta del muro. Prima ero di destra, prima ero reganiano, thatcheriano, anche forse cristiano. Sì. Però dal 90 in poi ho pensato che i veri muri non sono più a sinistra ma sono a destra. C'è il muro della conservazione, il muro della famiglia, il muro di. Che sono quelli. Il Vaticano, eccetera. Ma io faccio un tifo disperato per Obama. In America fa tifo per Obama. Comunque non viene in Italia a votare. Scusi, però lei è il principale azionista dell'Unità, diciamo. No, non viene a votare per le primarie, è una cosa scandalosa. Scusi, non va a votare per le primarie. Signor Mian, su. No, non voto per le primarie, sono sincero, non voto per. Ma per chi primarie. Se andasse a votare, per chi voterebbe? Dica la verità, Anche qui mi fido. No, io non ho sentito, scusi. Se andasse a votare, se dovesse decidere di votare per le primarie, chi voterebbe? Bersani o Renzi? O Bendola? Non ho nessun problema, Bersani. Bersani. Bersani sicuramente perché diciamo perché lei è pisano, Non faccio parte, diciamo, del partito come anche per non dare loro degli imbarazzi. Però diciamo che io credo che Bersani è un'ottima persona. Ottima persona, un grande tecnico, mi sembra che sia la persona giusta in questo momento per l'Italia. E perché non le piace Renzi? No, non ho detto che non mi piace Renzi, anzi, Renzi credo che sia una persona ingambissima, credo che tutti dovrebbero lavorare come fa il Partito Democratico americano. Ma lei lo voterebbe? Tutti, da destra. Ma il Partito Democratico lo voterebbe in Italia o no? Sì. Assolutamente sì, assolutamente ecco. Sì. Mancherebbe pure diciamo questo. Che io sono radicale, attenzione. Io sono sei anche radicale. Candidato per i radicali, sono stato candidato, Marco Pannella è un mio è un mito, Marco, grandissimo Marco, bravo, caro amico. Bravo. Però diciamo sicuramente voterei il Partito Democratico. Scusi, ma Bersani ha sbagliato con Serra a dargli del bandito, sì o no? A Davide Serra, quello delle Cayman. Ma Bersani sa quello che fa. Io questa frase che lei mi dice bandito non l'ho sentita. Non credo che Bersani l'abbia detta in questi termini. Non credo. Beh, insomma, quelli della finanza, con quei banditi della finanza non si parla. Il senso era quello, su. Forse ha un po' esagerato. Io sono un grande estimatore di Bersani, questo insomma. Lo sappiamo, è un grande estimatore di Bersani. Devo dire che questa volta forse sul problema anche degli scudati, sul problema del perché il Partito Democratico, come il vecchio Partito Comunista, era un partito internazionalista. Questo diciamo, questa vena di nazionalismo che c'è anche nella finanza, nel capitale, non credo che sia positiva per la politica. Viva gli scudati, dice lei, viva gli scudati. No, assolutamente no. Siamo persone cioè come si possono altri, prendere i soldi si possono prendere i soldi dalle società con sede alle Cayman, sì, tranquillamente, se è tutto legale, no? Secondo me sì, dovrebbe essere così. Allora, Mian, un attimo solo, l'economia internazionale. Certo, il partito si deve più aprire, lei dice, bisogna essere internazionali, non bisogna essere troppo, no? Sui soldi non bisogna essere troppo moralisti. Ricordo bene anche la vecchia tradizione del Partito Comunista era ma quelli pigliavano i soldi dall'Unione Sovietica, insomma. I soldi li hanno presi, diciamo, tutti, certo. Un po' tutti.